Pozzolengo dedicherà un anno di festeggiamenti a un suo concittadino importante, importante come Ugo Mulas, fotografo, fotografo conosciuto in tutto il mondo, Fabio Vanali, assessore alla cultura del comune, insieme ovviamente all'amministrazione comunale, ma anche credo ai fratelli, alla sorella di Mulas, volete dare questo spazio giustamente meritato. Esatto, noi abbiamo preso l'occasione del quarantennale della scomparsa di Ugo Mulas per fare tutta una serie di eventi a ricordo di questo famosissimo fotografo, in collaborazione con l'archivio Mulas e quindi con le figlie di Ugo Mulas, Melina e Valentina, con le quali svolgiamo una serie di eventi che si concluderanno poi con l'istituzione di un premio Mulas, in cui premieremo artisti che a livello nazionale si sono distinti nelle varie arti. Mulas è un fotografo interessante, importante, come si diceva, partito da Pozzolengo, ha emigrato un po', personaggio morto prematuramente anche perché probabilmente non ha voluto curarsi, come diceva sua sorella, forse un po' per colpa sua, però è rimasto nel cuore dei suoi concittadini. Perché? Sì, perché uno come tanti pozzolenghesi che soprattutto in quegli anni cercavano a Milano prima di luogo la possibilità di esprimere le proprie capacità, la propria creatività, ma poi tanti nostri concittadini sono andati anche all'estero, stati in Svizzera, stati in Belgio, e quindi è un po' una figura, un'icona di tanti pozzolenghesi che sono andati ma che hanno comunque mantenuto il ricordo del loro paese, un legame forte con il loro paese. Ricordare Mulas vuol dire parlare di un fotografo che ha fatto esposizioni e che ancora oggi ha esposizioni in tutto il mondo, a New York, a Parigi, il neorealismo, il suo rapporto con tutti i principali artisti dell'epoca e i principali protagonisti dei movimenti culturali dell'epoca sono stati incontrati da Ugo Mulas. Quindi incontrare lui è aprire una finestra veramente sul Novecento culturale e su quello che ha rappresentato poi anche la nostra storia. Davide Vezzoli è il sindaco di Pozzolengo, sindaco di questa cittadina che al suo interno ha avuto e ha dei personaggi famosi, Ugo Mulas, e stiamo celebrando adesso, e a celebrare un altro personaggio, Franco Piavoli, ecco, un paesino piccolo però con grande importanza, nomi famosi. Beh sì, questa è terra di grandi personaggi, lo sappiamo, oggi ne celebriamo l'anniversario della morte, ma questo inizia un percorso per dare lustro a questo importante personaggio, a questo importante artista. Però a quanto pare l'aria nostra è un'aria buona, perché sappiamo di averne molti molti altri, e non ultimo Franco Piavoli, ma sappiamo che sul nostro territorio sono transitati molti molti grandi e importanti artisti. Si inizierà con questa giornata, però Pozzolengo dedicherà altre puntate, diciamo, a questo personaggio. Certamente, come vi dicevo, il culmine sarà il 28 agosto, data della nascita, quindi cominciamo con oggi, ma il percorso andrà avanti per tutto quest'anno, ma questo è soltanto il primo anno. Vogliamo che questo premio Mulas, di cui oggi diamo l'incipit, l'inizio, prosegue e continua. Quindi quest'anno il primo premiato è Ugo Mulas, nelle persone delle due figlie, che ringraziamo tantissimo, Melina e Valentina, ma questo sarà un premio che riprenderà quello che era il premio Girasole d'Oro, e che verrà conferito ad importanti artisti nazionali e non. Franco Piavoli è il relatore di questo incontro per Ugo Mulas, personaggio tra l'altro che ha conosciuto questo grande fotografo. Ecco, fra registi, fra fotografi, cuore sempre un buon filo. Lei che l'ha conosciuto, un ricordo? Beh sì, anzitutto lo ricordo come amico, perché siamo cresciuti insieme qui a Pozzolengo, cioè lui era da 5 anni più di me, quindi in situazione è stata la mia guida, il mio maestro per tante cose, per l'arte in generale. E poi dopo abbiamo avuto modo di colloquiare, anche quando lui si è trasferito a Milano, di incontrarci e scambiarci pareri, ma lui è sempre stato un riferimento per me, proprio per questa sua straordinaria capacità visiva e mentale soprattutto, e intuitiva del mondo che lo circondava, come ha dimostrato, come ha fissato nelle sue immagini fotografiche, che sono assolutamente preziose per capire non solo la realtà di quel tempo, ma per capire in genere proprio la natura umana, i luoghi in cui si sviluppa l'arte contemporanea, l'arte che è destinata a testimoniare appunto lo sviluppo dell'espressività umana.